Buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo per gli amanti della montagna e non solo. Guardiamo le previsioni per questi giorni di festività, che purtroppo non vedranno ancora nessun tipo di precipitazione. Infatti si nota bene la presenza di questa vasta area di alta pressione in arancione che dominerà sul Mediterraneo e che per tutti questi tre giorni andrà via via rinforzandosi e portando ancora giornate stabili e di bel tempo. Il giorno di Natale, sull'Appennino e sulle pianure orientali, ci sarà ancora la presenza di nubi basse che renderanno il cielo grigio. Sul resto della regione sarà sereno, soprattutto sulle Alpi, dove il cielo sarà terso e dove si potrà respirare aria più pulita, mentre in pianura il ristagno di aria negli strati più bassi renderà il cielo meno limpido. Sabato e domenica avremo una situazione meteo ancora molto buona, saranno giorni di festa soleggiati, soprattutto in montagna, ma senza neve. In montagna la ventilazione sarà per tutti e tre i giorni debole. Sulle Alpi soffieranno dapprima da ovest, in rotazione da sud domenica 27, mentre sull'Appennino il 25 i venti soffieranno da sud-ovest, in rotazione da nord-est il 26 e da sud il 27 dicembre. Lo zero termico si manterrà sui valori alti per il periodo, tenderà ad aumentare lievemente e raggiungerà i 3100 metri il 27. Le temperature il 25 dicembre sono previste in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi, tendenza all'aumento anche per il 26 dicembre, mentre il 27 sono attese generalmente stazionarie. E con questo è tutto. Per ulteriori informazioni consigliamo di consultare ogni giorno gli aggiornamenti meteo sul sito dei Rischi Naturali Piemonte o direttamente sulla pagina di Meteovetta, dove potrete trovare tante utilissime sezioni dedicate agli amanti della montagna. E per essere sempre informati, scaricate la nuova app di Meteovetta. Un saluto, buon Natale e buone feste!